Cari amici, a brevissimo manderò un contributo registrato dal sottoscritto per parlare di pallacanestro maschile, di una gara imminente in questo fine settimana di una delle due nostre squadre, appunto della palla a spicchio. Buon ascolto a tutti della mia intervista. Buon pomeriggio, cari amici, ci ritroviamo qui sul mio spazio YouTube con Nicola De Lucia dopo un pochino di tempo per parlare per l'occasione della partita imminente di questo fine settimana di pallacanestro maschile targato Fortitudo Trani, serie campionato di Serie C Silver 2020, undicesima giornata di andata. I biancoazzurri di Mister Totaro affronteranno la capolista città di Cerignola, appunto questa domenica 15 dicembre alle ore 18, Pala 2 al Palazzo di Trani. Andiamo un po' con qualche curiosità su questa sfida. Come per esempio la Fortitudo Trani al momento occupa la settima posizione in graduatoria con 8 punti. Nell'ultimo turno ha battuto, e se la mia memoria non mi inganna, è stato il primo successo in estate in terra tarantina contro Santa Rita per 90-76. Invece, città di Cerignola è appunto, come ho detto all'inizio, la capolista con 20 punti, quindi 10 vittorie complessive. Nell'ultimo turno, anche lei fuori casa ha battuto e superato quota 100 a Barletta contro la cestistica, vincendo nello specifico 109-87. Passando invece ai numeri, in casa per la Fortitudo e fuori ospite per il Cerignolo, possiamo dire che per i biancoazzurri tranesi, tra le mura amiche, al momento sono arrivate 3 vittorie e 2 sconfitte, mentre per il Città di Cerignolo, che veleggia a vele spiegatissime anche fuori casa come in casa, a 5 vittorie su altrettante partite disputate al di fuori del suo palazzetto amico. Che dire, ci auguriamo noi tutti amanti della pallacanestro e diciamo tranesi di vedere un bello spettacolo esclusivamente sportivo e niente più. Certo, per la Fortitudo sarà un impegno un po' abbastanza particolare, perché sicuramente c'è l'entusiasmo nei ragazzi della prima vittoria esterna, ma rimanendo con i piedi ben saldi a terra, si sa che quando c'è diciamo, una formazione che viene in casa tua, con la priorità principale sua della stagione di vincere il più possibile per scavalcare ancora di categoria, vuol dire che questa partita la devi giocare oltre il 100%. Quindi l'importante sarà, come penso io, cercare di tenere il più possibile l'equilibrio in attacco e soprattutto in difesa, diciamo appunto in maniera ben amalgamata, coprire subito il retroguardia e ripartire a canestro. Bene, concludo appunto ricordandovi nuovamente, abbiamo detto Palla 2 domenica 15 dicembre 2019 alle ore 18 presso Palazzetto dello Sport Tommaso Assi di Trani. Andiamo a sostenere i ragazzi e forza Trani, viva il basket e forza Fortitudo!